Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora oggi video di acquisti. Ho qui avanti a me gli ultimi acquisti, diciamo, dell'ultimo mesetto. Partirei da quello più ingombrante, anzi no, a questo punto questo più ingombrante risale, mi sa, alla fine di febbraio. Sì, il più ingombrante ce l'ho qui. Momento, ecco. Ho comprato questa panca per il fitness in casa della Welly KI, la TB Tonic. Praticamente con questo tipo di panca si possono effettuare 8 specifici esercizi per addominali, braccia, eccetera. L'ho trovata in offerta su Media Shopping, sì, più o meno una cinquantina di euro. Giù nell'info box, un attimo che veramente pesa un quintale. Giù nell'info box vi lascio il link diretto alla pagina, così magari lo potete vedere. Con la panca, che è uguale a come l'avete vista sul disegno della scatola, ovviamente vengono le istruzioni dove sono riportati i disegni degli esercizi e quali tipi di muscoli si vanno a fortificare, a utilizzare. Io, oltre a questi, quindi i classici addominali, il ponte, la sforbiciata per l'interno coscia, che sono favolose, le spalle, la cyclette, le flessioni, ovviamente con un supporto sono più facili da fare, i tricipiti e di nuovo le gambe, ne ho inventato uno nuovo. Nel senso, non so se riuscite a vedere come è fatta la panca. Vado ad appoggiare in piedi, mi metto a lato, appoggio un piede alla volta su uno dei due braccioli e spingo verso giù. In questo modo questo esercizio mi aiuta a rinforzare la parte, diciamo, alta delle gambe e il gluteo. E quindi sto andando avanti a fare questi esercizi. Cerco di farne almeno un paio di volte a settimana quando vado in palestra. Quindi io praticamente in palestra vado 3 volte a settimana, aggiungo 2 pomeriggi questo tipo di esercizio e mi faccio la settimana di allenamento completo. Se per motivi di lavoro o motivi di stanchezza, eccetera, salta la pallavolo, io comunque aggiungo una sessione a casa di questo tipo di esercizi. Sono già al secondo mese, diciamo, di utilizzo e ho iniziato con serie da 3, serie da 10, diciamo, 3 serie da 10, bla bla, e ora sono passata, poi sono passata a 15 e ora passerò la prossima sessione di aprile, perché non l'ho ancora fatta, a 20, così per portare sempre più avanti questo discorso di esercizi. A questo tipo di macchina sono applicabili dei tensori che si comprano ovviamente a parte, che credo di acquistare, non so se prima o dopo l'estate, per ovviamente ampliare la gamma di esercizi che si possono fare. Poi acquisto di scarpe, ho preso in offerta ai saldi da Bata queste francesine, classico modello, l'unica cosa un po' particolare sono la para, ha questa para molto grossa tipo anfibo, però poi avanti sono molto classicizzanti, classiche con il baffetto, sono molto carine, molto comode, vera pelle, ovviamente Bata ci si fida. Prezzo originale in euro 49,90 euro, io l'ho pagata, mi sembra una ventina di euro o quelle cose 19,90 euro. Ho fatto livellare il tacco perché non era stabile, non mi ricordo se la destra o la sinistra ballava troppo e quindi l'ho fatta sistemare e ho speso altri 8 euro vicino, però era una vita che desideravo avere un paio di francesine, come dico io, col fiocchettino, con questo taglio particolare, e finalmente le ho prese. Poi le volevo nere, ovviamente. La prima volta che le ho indossate sotto una longhette, non proprio una longhetta sotto il ginocchio, ma proprio poco sopra, particolare perché in ecopelle, che è finta il tessuto tipo del serpente in grigio perla e grigio scuro, una cosa un po' particolare. Sopra ho messo un semplice maglioncione di lana, calze scure, e quelle mi sentivo una strega, era bellissima. Poi acquisti truccosi, partiamo da OVS, ecco qua.
Dopo di essere ho acquistato la limasse faccia di Essence, perché ormai quella che ho è andata e bisognava sostituirla, e poi della Revolution Makeup Revolution London, il Profix è praticamente lo spray fissante, sono 100 ml in italiano, fissatore makeup spray. Mantenere gli occhi chiusi e utilizzare lo spray a una distanza minima di 20-25 cm dal viso. Ovviamente è una cozzaglia di siliconi, ma ogni tanto, so che devo stare fuori veramente tutta la giornata oppure a un evento in cui voglio avere una base perfetta, si può spruzzare una volta ogni tanto. Allora, eccolo qua. Il fissatore l'ho pagato 5,90 € e la lima 2,49 €. Poi sono passata da Ilia Bellezza, quasi di recente, e ho acquistato della Omnia Botanica la crema contorno occhi con l'olio di rosa moscheta purissimo bio, ingredienti di origine naturale al 100%, sono 15 ml classici. Il prezzo mi sa che ce l'ho sullo scontrino, sì. Sì, 5,90 €. Poi ho preso una crema viso della Omnia, crema viso ecobiologica idratante equilibrante anti lucidità, idratazione 24 ore, testato aloe vera con certificato ICEA, da 75 ml, l'ho pagato 6,90 €. E poi ho acquistato un ombretto mono della Idea Bellezza, IB Cosmetics, il numero 11, praticamente un bianco satinato, e questo l'ho pagato 4,90 €. Tra me e mio fidanzato, che siamo andati insieme, abbiamo speso 25 €, e nella Idea Bellezza dove sono andata non mi hanno dato neanche un mezzo campioncino. Non ci andrò più, anche perché io ho una mia amica che ci lavora e tante volte anche con pochissimo un profumino me lo dà sempre. Poi eccomi qua, sono passata in un'erboristeria, così sono entrata per puro divertimento. Veramente volevo entrare al negozio bio, ma mi sembra che era lunedì e lunedì faceva chiusura settimanale, non mi ricordo, comunque non ci sono passata. Mi sono fermata in questa erboristeria che vende prodotti della Pro Bio, e ho preso la matita per sopracciglia, la numero 27, così non ve l'apro perché sto ancora finendo quella di prima, quindi la lascerò un pochino da parte, poi appena finisce inizierò a utilizzare. E sempre della Pro Bio la matita occhi e labbra, non ci avevo fatto caso, la numero 8, quindi un color carne. E ho preso della Elan, della linea dolcezza, Ape Lab, un idratante emolliente vellutante con cera di api, propoli e burro di karité, un balsamo labbra, uno stick labbra, che mi serviva. In totale mi ha fatto il prezzo totale, ho speso 17,60 €, se non erro. Le matite costavano più o meno un 7 euro, 6,90 euro, qualcosa del genere, e lo stick più o meno intorno alle 5 euro. Poi. Ah sì, un set me l'ha preso mia zia, un set per... Mia zia me l'ha portato mio padre, mi sa che me l'ha portato mio padre. I contenitori per viaggi, spostamenti vari, ne sono diversi, sono questa grandezza, poi quest'altra con zip doppio, nel senso che si può aprire da un lato e dall'altro, tipo per un portascarpe o qualcosa del genere, oppure porta biancheria,
questa deve essere proprio comoda, quindi questa grandezza qua e una un pochino più piccola e poi un'altra così con l'accetto in questa maniera. Sì, mi sembra che me li ha portati mio padre. Dental, sì, mio padre fa l'agente di commercio ai dentisti, ogni tanto questo tipo di regalino glielo fanno sempre quando va alle fiere. Butta da terra. Poi ho preso questa me l'ha preso mamma, dei fiori di magnolia, il gel viso detergente rinfrescante addolcente per tutti i tipi di pelle con estratti di cotone, fiordaliso e limone con acido lattico, pelle luminosa e perfettamente detersa, 150 ml. Poi una confezione piccola di acqua termale di Vichy, sono 150 ml. Io adoro l'acqua di Vichy, non mi piace lo spruzzino, però per il resto è un'acqua buonissima. E giù nell'info box vi lascio anche il link della recensione, perché non è la prima volta che la uso. Poi siamo stati, anzi questo lo faccio vedere dopo, è la cosa più bellissima, paio di guanti viola calde della Woman Accessorize, in italiano, l'euro, 4,65 euro. Questi mi sono stati regalati, però poi li ho messi da parte per farveli vedere, è passato l'inverno. Vabbè, li conserviamo per l'anno prossimo. Bel colore però, mi piace. Profumano, buoni. Poi, una confezione di struccanti viso, occhi e labbra della Lilla Premium con proteine delle mandorle. Sono 10 salviettine. Sì, in viaggio. Poi una penna, sempre di quei prodotti che regala mio padre quando fa le fiere, è un pennino praticamente che si apre e diventa allo spray ed è un aloe vera hand lotion, quindi un lozione per mani in una confezione così carina da trasporto. La metterò in borsa, se al lavoro inizio a avere le mani secche e mi metto un po' di questo prodotto sulle mani, oppure me lo porterò in vacanza che è compatto. E infine, come vi stavo dicendo, poi vi posto un'altra cosa alla fine, quando siamo stati a Torino ovviamente siamo andati al Museo Egizio e come sempre al Museo Egizio, ai musei dove io vado o nelle città che frequento, che vado a visitare, vi porto un souvenir. Questa volta ho deciso di prenderlo al Museo Egizio e ho preso un paio di orecchini con la croce. Sono argentati, sono bagnati nell'argento, pagati 5 euro, però sono troppo carini, li devo mettere subito in utilizzo. E dopo che eravamo usciti dal museo, abbiamo o la colazione dopo, non ricordo, comunque c'era ho preso una mela e c'era questo, il simbolino, il marchio Amélie, la mia scimmiettina si chiama Amélie, e abbiamo preso l'adesivo della mela e l'ho messo qua. Se riesco a staccarlo voglio mettere vicino alla vanity da qualche parte, così, che carina. E poi mia zia aveva un fottio, se si può dire, di campioncini e me li ha dati, non so di preciso che cosa ci sia, sono anche qualcosa di grande. Questo cos'è? Oddio, un detergente, detoant, no, tantissime cose, uno struccante tonificante e veramente tantissimi tantissimi campioncini. Ora li apro, se ovviamente riesco a provarli e a farmi un'idea, avrò tante recensioni da farvi. Ok, video dei prodotti acquistati, regalati, eccetera, finisce qua, spero che vi abbia fatto compagnia. Io nel frattempo vi mando un grosso bacio e vi aspetto nel prossimo video.
Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!